Cicalese Interni mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti con ampie possibilità di personalizzazione per creare spazi che rispondano alle differenti esigenze funzionali ed estetiche. Territori vivi dove il bello esiste, dove la storia si incrocia con la flora locale e l'enogastronomia. Territori dalla vocazione turistica spesso dimenticata, sottovalutata, relegata ai grandi attrattori, ponendo ai confini l'autostima e le potenzialità di ogni singola comunità. Oggi si punta a riscoprire ciò che i luoghi hanno da tempo, attraverso il distretto turistico Pompei, Monti Lattari e la Valle del Sarno, l'elemento di raccordo tra le province di Napoli e Salerno che interessa 24 comuni dalla fascia costiera all'agro nocerino. L'occasione per parlare di distretto e di turismo è stata data da un fiore, la rosa antica di Pompei nella splendida cornice verde di Villa Silvana a Bosco Reale. 120 varietà di rose per celebrare uno dei fiori tra i più belli, eleganti e profumati di tutti i tempi. Pompei, che diventa la piazza principale di una città più grande, dai 26.000 abitanti circa di Pompei passiamo a quasi mezzo milione, ma soprattutto 1.000 offerte al turista che viene qui da noi, in quest'area territoriale così bella, così caratteristica, così culturalmente rappresentativa in quello che è il palcoscenico internazionale del mondo della cultura. E la Rosa Antica di Pompei è uno di quei baluardi da cui bisogna partire, insieme al pezzo enogastronomico che secondo me farà da guida per quello che possono essere gli investimenti nel settore turistico da qui ai prossimi anni. Col distretto abbiamo avviato la procedura della zona burocrazia zero, in verità per adesso solo per la parte della provincia di Salerno, perché la provincia di Salerno ha già fatto la presa d'atto. Quindi siamo una vera e propria zona franca di un tempo nella filiera turistica. Immaginiamo grandi cose, degli 8 milioni di turisti che gravitano nell'area territoriale di cui stiamo parlando, che fanno solo 100.000 pernottamenti all'anno, abbiamo un obiettivo. In 2 anni 1 milione di pernottamenti in quest'area territoriale. Finalmente si fa rete e quindi si ha un concetto urbanistico del territorio, non più della città ma del territorio. Il distretto turistico nasce come integrazione, come una rete di completamento, non soltanto delle più belle realtà territoriali, ma soprattutto delle più belle realtà territoriali che fanno da attrattore. Quindi la rosa è un simbolo, dovremmo essere tutti attenti a costruire un territorio che ha il sapore delle rose. Io credo che ci sia una parte di territorio che purtroppo è stata per troppo tempo dimenticata, lasciata da parte, e invece noi la dobbiamo recuperare partendo dalle eccellenze, perché la contaminazione deve essere verso il bello. Fino a qualche anno fa c'era una contaminazione all'incontrario, e quindi questi territori che sono l'agro sarnese nocerino e tutto il Vesuviano che sta a sud di Napoli, a sud-est di Napoli, più l'agro, sono un territorio di cerniere, devono fare da raccordo tra le due città, che una a nord e un'altra a sud, Salerno e Napoli, quindi è un territorio importantissimo che ha grandi eccellenze.